uncinettine e ecco qui il punto che ve lo voglio presentare in questo tutorial è un punto bellissimo come vedete io qua ho iniziato una sciarpa e per la lavorazione di questo punto diciamo un pochettino all'inizio sembrerà mm, strano però non è difficile per niente allora per la lavorazione di questo punto abbiamo bisogno di un multiplo da 7 più 1 Ciò che vuol dire che noi prendiamo il nostro filato con quale, con quale ci siamo decise di lavorarlo, insomma un filato qualsiasi. E inizieremo con set da 7: quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Adesso sono 3 set da 7. e A me va bene per questa spiegazione più una catenella. Quindi tutto qua, ok? Questo è il multiplo. Quindi voi andate avanti set da 7 più 1. Alla fine, quando dite ok, va bene, per me è abbastanza largo, lungo o come volete, vi fermate e mettete ancora una catenella. Bene. Adesso, dall'ultima catenella lavorata, vogliamo contare 5: 1, 2, 3, 4, 5. Nella quinta catenella vogliamo mettere un marker. Non, non, non vi stressate, non abbiamo bisogno di questo marker, solo adesso all'inizio è più facile così. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Nella quinta. Uh, catenella dall'uncinetto mettiamo un marker lavoriamo ancora 8 catenelle questo per iniziare 4 catenelle di queste 8 stanno per il nostro primo punto altissimo e le altre 4 stanno per le catenelle dove lavoreremo il primo giro di punti alti come vedete qua sono due giri di punti alti qua. ok quindi 8 catenelle ancora 1 2 3 4 5 6 7 8 ok adesso per questo che ci è voluto il marker andiamo direttamente nella catenella col marker e facciamo un punto bassissimo e basta non ci vuole più nessun marker ok tutto qua bene 3 catenelle giriamo il lavoro nella direzione opposta eh, alla direzione del lavoro e entriamo nella prima catenella e lavoriamo un punto alto nella seconda catenella di queste 8 no e lavoriamo un punto alto nella terza catenella un punto alto e nella quarta catenella un punto alto quindi come vi dicevo le prime quattro catenelle stanno per il primo punto altissimo e le prossime 4 ecco ci sono servite per uh, lavorare questi quattro punti alti 3 catenelle, di nuovo giriamo il lavoro nella direzione del lavoro, cioè la direzione giusta, e entriamo nel secondo punto alto perché per il primo abbiamo le 3 catenelle e lavoriamo altri 4 punti alti. 2, 3 e l'ultimo lo lavoriamo proprio nella terza catenella qua. Ok. E questo è il nostro primo rombo quindi praticamente sono 5 punti alti con le catenelle iniziali: no? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bene, adesso due volte filo sull'uncinetto, saltiamo due catenelle di base, e nella terza entriamo e lavoriamo un punto altissimo, ok, di nuovo 4 catenelle lavorato il punto altissimo, no? qua abbiamo fatto 8 catenelle perché 4 sono per il punto altissimo. Adesso lavoriamo 4 catenelle solo e saltando 1, 2, 3 catenelle nella quarta entriamo e facciamo un punto bassissimo. 3 catenelle e andiamo a ripetere cosa abbiamo fatto prima. Nelle 4 catenelle lavoriamo un punto alto. 1 cioè giriamo il lavoro questo, l'avete già visto, 2 nella direzione opposta. Come dicevo, 3 e 4, ok. 3 catenelle, giriamo di nuovo il lavoro nella direzione giusta. Saltiamo il primo punto, alto e dal secondo lavoriamo ancora 4 1 2 3 e 4 nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali. Ok, di nuovo due volte filo sull'uncinetto, saltiamo 2 catenelle di base, entriamo nella terza e lavoriamo il nostro punto altissimo. Ecco. Ok, di nuovo 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Saltiamo 3 catenelle e nella quarta entriamo a facciamo un punto bassissimo. 3 catenelle, giriamo di nuovo il lavoro nella direzione opposta di quella in quale lavoriamo. E sulle 4 catenelle appena fatte lavoriamo 4 punti alti, 2, 3 e 4. Ok, 3 catenelle, giriamo di nuovo il lavoro nella direzione giusta, entriamo dal secondo punto alto e lavoriamo 4 punti alti. 2, 3 e nella terza catenella il quarto. Due volte filo sull'uncinetto, saltiamo 2 catenelle di base e nell'ultima, in questo caso, facciamo un punto alto. Praticamente è così che dovrete continuare fino alla fine della lunghezza desiderata da voi. Ecco. Un punto altissimo, non lo so, ho detto alto, altissimo. Voilà. Ok, dal secondo giro abbiamo praticamente, sono due giri che si ripetono per tutta la lunghezza. 4 catenelle per... Il nostro punto altissimo, giriamo il lavoro e ne facciamo ancora 3 catenelle come spazio da 3 catenelle. Saltiamo direttamente nella terza catenella, delle ultime 3 catenelle. Qua, proprio in cima al nostro rombo. Vedete: abbiamo un rombo e qua facciamo un punto basso. 3 catenelle di nuovo. E saltiamo direttamente nel punto altissimo del giro precedente due volte filo sull'uncinetto facciamo un punto altissimo quindi nel punto altissimo facciamo un punto altissimo ok questa cosa la ripetiamo lungo il nostro giro quindi 3 catenelle punto basso 3 catenelle punto altissimo 3 catenelle punto basso nella terza catenella delle ultime 3 catenelle qua nella nostra losanga 3 catenelle e punto Ups, mi vuole ancora un po di filato punto altissimo nel nostro punto altissimo prossimo punto altissimo certo ok di nuovo 3 catenelle e punto basso nella terza catenella delle ultime 3 così 3 catenelle e adesso facciamo il nostro ultimo punto altissimo praticamente non nella catenella dove abbiamo iniziato ma nella prossima libera che è la prima delle quattro praticamente e voilà questo è il nostro modello bello vero il secondo giro da ripetere, iniziamo con le nostre 4 catenelle per il punto altissimo e ancora 4 catenelle perché iniziamo di nuovo con le losanghe, e ancora 4 catenelle per lavorare il primo giro di punti alti 4 adesso siamo pronte a girare il nostro lavoro. Ups, scusate Così a girare il nostro lavoro. Nel punto basso del giro precedente, facciamo il punto bassissimo. Adesso non dobbiamo nemmeno più contare. 3 catenelle giriamo e iniziamo nelle 4 catenelle appena lavorate. Il secondo set no? da 4 catenelle lavorate a fare i nostri 4 punti alti, 2 3. E 4 poi 4 3 catenelle. Scusate, giriamo di nuovo nella direzione giusta da lavorare e facciamo il nostro secondo giro praticamente con quattro punti alti proprio come prima. Quindi adesso un pochettino, non un pochettino, ma proprio ripetiamo. Ok, bene due volte filo sull'uncinetto e lavoriamo ups, e lavoriamo nel punto altissimo il nostro punto altissimo ok 4 catenelle per iniziare un altro rombo e andiamo nel in cima al rombo qua dove abbiamo lavorato il punto basso e qua che facciamo il nostro punto bassissimo 3 catenelle e per iniziare a lavorare il primo giro del rombo ci giriamo col lavoro nella direzione opposta della nostra direzione di lavoro entriamo nella prima delle 4 catenelle e lavoriamo il primo punto alto nella seconda il punto alto 2 quindi vedete è semplicissimo è 4 anche se magari può sembrare all'inizio un po difficile 4 3 catenelle giriamo di nuovo il lavoro verso la direzione giusta in quale praticamente stiamo lavorando e completiamo con il secondo giro di 4 punti alti il nostro rombo Due volte filo sull'uncinetto nel punto altissimo, un punto altissimo. Eh, ma questo filato è simpaticissimo. Ok, allora 4 catenelle e in cima al nostro rombo nel punto basso. Per esattezza, facciamo un punto bassissimo. 3 catenelle e siamo pronte a iniziare un altro giro, giriamo di nuovo il lavoro e lavoriamo 4 punti alti 1, 2, nelle 4 catenelle 2, 3 e 4 nell'ultimo 3 catenelle, giriamo nella giusta direzione il nostro lavoro e dal secondo punto alto iniziamo a lavorare i prossimi 4 punti alti: 2, 3 e 4 nella terza catenella due volte filo sull'uncinetto un e il nostro ultimo punto altissimo lo facciamo contando 1 2 3 4 nella quattra, quarta catenella scusate così voilà e praticamente da qua si ripete il um, terzo e il quarto giro no? il primo secondo terzo e il quarto giro quindi questo che l'abbiamo appena finito e il prossimo lo iniziamo sempre con 4 più 3 quindi 7 nel primo giro iniziamo con 8 catenelle e nel secondo giro iniziamo con 7 catenelle perché sapete abbiamo bisogno dello spazio da 3 quindi entriamo nella terza catenella del secondo giro di quattro punti alti, nelle 3 catenelle, qua facciamo un punto basso, 3 catenelle, due volte filo sull'uncinetto, nel punto altissimo facciamo un punto altissimo, così praticamente finiamo il quadrato. Di nuovo 3 catenelle e... Nella terza catenella delle 3 catenelle in cima al rombo facciamo un punto basso 3 catenelle due volte filo sull'uncinetto nel punto altissimo del giro precedente lavoriamo un punto altissimo 3 catenelle e di nuovo nella terza catenella delle 3. In cima al rombo facciamo un punto basso 1 2 3 catenelle, due volte filo sull'uncinetto, non nella catenella in quale abbiamo lavorato, ma nella prossima lavoriamo il nostro ultimo punto altissimo, ecco, e così via via si va avanti per la lunghezza desiderata. Questo è il punto. Rombi nel quadrati: e come vedete, è semplicissimo, molto geometrico, e però molto bello, di un grande effetto. Vi dico sinceramente che con un uh, filato variegato sta molto, molto bene per uno scialle, una sciarpa, una stola, cosa volete lavorare. Ok, non vi scordate di iscrivervi al mio canale per non perdervi nessun video che io carico. E al prossimo tutorial